Amore, parola sempre pronunciata, scritta, desiderata, amata, amore. Però il titolo è Amore a distanza, libertà e coronavirus. Quando una cosa era sempre presente, mia nonna diceva: ah, quella là è come il prezzemolo, a tutte le feste, matrimoni, cresime, no? Posto piccolo, Ascoli Piceno, una prezzemolina, prezzemolo, per uno metto. Qui dice: ma in tutti questi video parli del coronavirus? Parlo di quello che c'è. Allora, come? Perché ho scoperto che una cosa ci accomuna: vivere. Allora, io voglio vivere, tu vuoi vivere. Uno mi ha detto: ma chi si suicida? Chi si suicida vuole cambiare vita, non è che non vuole vivere, vuole cambiare, è stufo di quel tipo di vita. Tant'è che alcuni che hanno tentato il suicidio e non sono morti, hanno poi preferito cambiare vita. Hanno divorziato, hanno cambiato città, sono andati via di casa, quelli che non sono morti. Allora, amore energetico a distanza. Amore energetico a distanza, cosa vuol dire? Che per amore molti pensano al sesso, cioè la maggior parte delle persone pensano al sesso. Io non è che sono uno che nel corso degli anni, mi viene da ridere perché è un episodio che mi è rimasto simpaticamente, poeticamente impresso. Allora, vivendo a Milano, intorno alla stazione centrale, parlo di qualche anno fa, c'erano molti alberghetti con sotto delle prostitute, cioè delle donne, e c'era già l'alberghetto, per cui una volta stavo andando alla stazione a piedi, che io non abitavo lontanissimo dalla stazione, sto camminando in una giornata cielo azzurro, primaverile, così, rilassato, e sento una voce sensuale, una voce poetica, charming, dicono, no? Affascinante. Una voce che dice: amore mio. Io così poeticamente ho guardato il cielo, poi mi sono accorto che era meglio che mi girasse, e c'era una donna, non bellissima, però una prostituta, cioè. Io ho detto, visto che amore mio era gratis, ho detto: mi piace cosa hai detto. E lei mi ha fatto capire, non che voleva fare l'autostop, perché questo è un gesto da autostoppista, che c'era, no, c'era un albergo dove potevamo andare. E lì è amore, amore, no, amore, amore. E nel senso, sesso, amore mio, facciamo l'amore. Make love, not wars. Facciamo l'amore, non facciamo la guerra. Qui siamo arrivati all'amore energetico a distanza, che esiste. Secondo le antiche tradizioni esoteriche e spirituali dell'antica India, l'amore a distanza è quello più vero. Non che l'amore da vicino è sbagliato, ma è quello più vero. Tanto che molti poi, perché si chiamano amori estivi? Poi finita l'estate, c'era il mio amico Maurizio Arcieri, eravamo molto amici, New Dada, e poi ha fatto con Cristina Crisma, no? Che ha scritto: 5 minuti e un jet partirà portandoti via da me. Poi a un certo punto si sente, chiamano un nome, e sento, ma alla fine lui fa: bugie, bugie, non tornerai. Maurizio, un amore estivo, cioè l'estate sta finendo. Nel senso che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lontano, lontano. Siamo arrivati, costretti dal coronavirus, a recuperare queste parole, queste. Amore energetico a distanza. Amore energetico a distanza prevede che la spinta emozionale, la carica emozionale
il flusso energetico passi dai vortici energetici inferiori a quelli superiori. Quelli superiori. Vantaggi e svantaggi dell'amore energetico a distanza? Non c'è contagio. E beh, quello, cioè adesso quando finirà il coronavirus, dice, ah, ho visto un video storico di Giorgio Cerquetti quando c'era il contagio. Ma il contagio ci sarà sempre. Non così devastante o come lo vogliono far vedere dal coronavirus, ma ci sarà sempre il rischio di prendere qualcosa. Nel dopoguerra c'era una malattia chiamata sifilide, che sembra quasi il nome di una poetessa greca. Hai letto le hai letto quella poesia della poetessa sifilide? Invece è una malattia dei chakra bassi, che si prendeva per contatto sessuale, no? Il contagio c'è sempre stato e sempre ci sarà, magari non in modo devastante, però c'è. Per quello è amore a distanza, libertà e coronavirus. Perché il coronavirus, come tutte le cose, produce vari effetti. Negativi per chi muore, negativi per chi soffre, poi chi è guarito ha subito un danno o al cuore, o ai polmoni, o al cervello, adesso dicono ai reni, insomma. Guarire si può, ma c'è sempre effetti collaterali devastanti. Però ha messo a nudo, ha spogliato di tutto il rivestimento illusorio, ha spogliato questa società, questo tipo di società, adesso poi non so in che anno lo guardi, io lo sto facendo nell'aprile 2020, che era studia, lavora, produci, guadagna, consuma, vai in pensione, muori. No, c'è tutto, no? C'è un ritmo che non è umano. Dice, ma allora perché gli umani hanno retto? Ma però hanno retto, fino a quando non arriva una malattia che dimostra che molte persone fisicamente sono in vita, ma deboli. Il coronavirus, i primi che ha preso di mira sono gli anziani, ma non perché ce l'ha contro i vecchi. Non è un essere intelligente che attacca i vecchi. E là trova qualcosa che non resiste alla penetrazione, perché il virus entra. Fukushima, dove hanno fatto il reattore nucleare, hanno fatto un muro, da quello che ho letto, di 5-6 metri, perché dice lì è zona tsunami, è arrivata un'onda di 15, per cui è rimasto inquinato ed è ancora al 2020, orario, oggi, sta uscendo radiazione. Fukushima, Giappone, perché hanno sbagliato i calcoli. Invece di fare un muro alto così, l'hanno fatto alto così. E l'onda è arrivata così. Cosa c'è scritto qua? C'è scritto ossigeno e prana. Abbiamo diritto all'ossigeno, al prana. Allora, a me non è che non piace occuparmi di politica, perché la nostra vita è politica. La vita della polis, della comunità. La prossima volta che vai a votare, chiedi, chi ha messo il numero chiuso a medicina, alla facoltà universitaria di medicina. Per cui adesso, oggi, sono morti già 100 medici in poche settimane, 100 medici per il coronavirus. Chi è che ha chiuso l'università? Io faccio parte di una generazione che in qualche modo ha lottato per il libero accesso all'università, cioè chiunque se lo può permettere, finite le scuole superiori si iscrive all'università. Poi c'è la selezione, se non vai a dare gli esami, se vieni bocciato non ti laurei. No, hanno messo il numero chiuso. Ho degli amici che a quest'ora erano già fisioterapisti, hanno provato per 3 anni ad avere accesso, bocciati.
abbiamo bisogno di infermieri, fisioterapisti, medici. Allora chiedete, no? Andate oggi poi su internet, no? Scrivete ai partiti, fa, tu ne sai qualcosa dei tagli alla sanità, che poi è sbagliato, tagli alla sanità, tagli alla tua salute, non alla sanità. Se no sanità sembra la zia di Sifilide. Ciao, come ti chiami Sifilide? Tua zia sanità? Ah, una vecchia zia. Cioè le parole non sono buttate lì, no. Ogni parola ha un grande e vero significato. Non tagli alla sanità, tagli alla tua salute. E perché? Certo che questo è bello, eh? Ma neanche Leopardi ci aveva pensato, no, nel senso Leopardi ha scritto l'infinito, no? Dietro sempre caro mi fu quest'ermo colle, cioè lui pensava che dietro la collina non c'era un'altra valle, c'era l'infinito, vabbè, sono stato lì perché io, essendo nato nelle Marche, andai anche nella casa dei Leopardi, ho fatto anche una battuta, no? Vuoi sapere la battuta? Che Silvia era una contadina, belloccia, bella, perché lui la guardava, no? La famiglia Leopardi guardava, lui guardava Silvia, scritto, no? Io ho detto, in un modo magari volgare, nel senso di popolare, volgare vuol dire il volgo, il popolo, in modo popolare, visitando la casa di Giacomo Leopardi, che è gestita dalla famiglia Leopardi, dissi, ma certo che se Silvia ci stava, avevamo un poeta in meno, eh? Magari avevamo un nuovo Boccaccio, un nuovo Decamerone, un nuovo filone tipo i Carmina, che sono delle cose sulla sessualità scritte in latino. Invece col suo diniego, a parte che lui non gli ha fatto neanche il filo perché era un po' bruttino, era intimidito, no? Poi ho scoperto che era un po' anarchico, è andato a Napoli, poi è andato a vivere a Milano, perché ha detto a Milano lì c'è l'alternativa, già allora, faccio una battuta, ancora prima che aprisse il bar Giamaica, Leopardi è andato là, fa, ma non c'è un bar, Brera, quartiere degli artisti, Giacomo Leopardi. Mi ha scritto un amico che si chiama di cognome Leopardi, che abita in via Leopardi a Recanà, cioè deve essere un discendente, ha voluto i miei audiolibri sui mantra, vuole studiare il sanscrito, quindi forse Leopardi che si era incarnato, non so, noi sdrammatizziamo, però c'è un dato di fatto, prima o poi questo coronavirus sarà un lontano ricordo, ma intanto, mentre non è un ricordo, ci sta insegnando una cosa, che fisicamente siamo tutti deboli, mentalmente potremo essere forti, spiritualmente siamo eterni. Allora, se spiritualmente siamo eterni, perché non viene insegnato ai bambini, alle bambine? Perché mi hanno detto che se io sono in crisi, disperato, angosciato, spaventato, devo andare nella casa di Dio a pregare? Hanno chiuso le chiese, dove vado io? Quando io crescevo, essendo nato nel 1946, c'erano alcuni piccoli miei coetanei, che anche loro crescevano, che non vedevano l'ora di avere 18 anni per andare nelle case chiuse, che non erano chiuse per niente, perché c'erano le prostitute e pare che molti padri, quando il figlio compiva 18 anni perché bisognava andare con documenti, lo portava a prendere l'iniziazione sessuale in questi casini, no? Case chiuse, no?
Poi la legge Merlin ha chiuso e quindi, non potendo più operare a chiuso, la prostituzione è scesa per strada. Lì per entrare ci volevano 18 anni, per vedere delle prostitute per strada basta avere 4 anni, 3 anni, 5 anni, dire papà ma quella lì cosa fa? Ah ma non lo vedi, fa una passeggiata, no? Io ho visto nel corso degli anni come le prostitute hanno cambiato nome. Crescendo, mettiamo 1956, ecco i ricordi che ho sicuri, anche prima, però per dare una data, ma tu eri già nato e leggevi i giornali. Allora, dal 1956 al 2020 hanno cambiato nome, da prostitute o in un modo più popolare, attenzione, Dante Alighieri, considerato un grande poeta, scrive la Divina Commedia in un linguaggio volgare, tant'è che riesce a descrivere una scorreggia di uno e del cul faccia trombetta, no? Cioè, allora questa è una prova che io ho letto sia Promessi Sposi, La Peste che anche la Divina Commedia, no? Quindi lingua volgare perché c'era una lingua, allora prostitute o puttane, vabbè. Poi comincia passeggiatrici, perché queste non potendo più operare, passeggiavano, passeggiatrici, mondane. C'è stato un periodo in cui Corriere della Sera le ha chiamate peripatetiche, che non c'entra col patetico, ma perché le scuole filosofiche dell'antica Grecia camminavano nel patio. Poi c'è stato l'influsso anglosassone americano, call girls, C-A-L-L, chiama, una ragazza che chiami, una call girls. E poi ultimamente il top del top, escort che è quella che ti fa la scorta, una escort. Con tanti che poi ci hanno messo gli altri nomi presi da Sciantosa, Sgualtrina, Poco di Buono. Sembrava che queste donne dovevano cambiare nome. Persino Totò ci ha fatto anche i soldi, mi pare, con una canzone. Tu sì la mala femmina. Ma perché non ha scritto Totò, tu sì lo malo cliente? Cioè sempre colpevolizzare la femmina, no? Tu la mala femmina. Allora io dico, amore energetico a distanza vuol dire che dalla nostra testa esce un'energia molto più potente che dal nostro cuore. Infatti finora hanno fatto i trapianti di cuore ma non di testa. Esce energia. Potete fare questo esercizio di mettervi con la mano così, chiudere gli occhi, pensare a qualcuno e o a voce o mentalmente direzionare e dire mando il mio amore e la mia buona energia a Pesarisci che sta facendo dietro la telecamera il regista. Quindi, posso farlo in silenzio, respirando, o posso ripeterlo a voce, mando il mio amore e la mia buona energia a te che stai guardando il video, a te. E da qui esce un'energia, è misurabile, che da qui esce energia, è misurabile. È come se un telefonino chiama un altro telefonino, non vedi la voce, però si parlano. Quindi il coronavirus sta obbligando molte persone a prendere contatto definitivo con l'invisibile, ciò che non è visibile.
io sono molto affezionato a Motea e quando è iniziato il coronavirus lei mi ha chiesto, mi ha chiesto tante cose, però tra le tante mi ha chiesto, ma adesso cosa faccio? L'unico modo, cara Tea, per non prendere il coronavirus è fare delle trasmissioni energetiche spirituali a distanza che trovate sul suo sito di YouTube e lei le sta facendo alla sera puntuale come un orologio svizzero precisa all'ora 21. Perché io gli ho detto fallo alle 20, perché molti non hanno digerito il telegiornale. I telegiornali sono anni che hanno delle scuse, è l'AIDS, è lo tsunami, è le torri gemelle, è il terrorismo, è la svalutazione della lira, è la crisi energetica. Adesso il telegiornale c'ha il coronavirus, ospite fisso, gratuito, quindi tu dopo il telegiornale proponiti, Tea, stiamo insieme. No? Quindi Tea ha capito il messaggio, questo, no? Poi è chiaro che ci sarà qualcuno che di Tea apprezza i mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Qualcun altro apprezzerà la voce, dirà angelica, divina, superiore, bravissima. Qualcun altro apprezzerà solo la faccia, i capelli. Qualcun altro apprezzerà tutto. Io ad esempio apprezzo, ma non è che posso togliergli i capelli e lasciare la voce, no, tolgo la voce e gli lascio i capelli. Prendo olistico, holos, prendo tutta Tea così com'è e dico brava Tea, tu hai capito l'amore energetico a distanza. E non devi neanche pulire la telecamera perché non esce il virus da lì. Mentre da te esce amore, dalla telecamera non ti arriva il virus. Quindi Tea intelligentemente ogni sera, che poi ogni sera è relativo, perché poi quando vai su YouTube può essere anche mattina, no? Perché viene tutto registrato, no? YouTube è l'equivalente della cache, il quinto elemento che registra tutto. Quindi noi siamo in un passaggio epocale dove persone come Tea che nel 2020, il 19 maggio, dici ma volevi dirlo? Sì, volevo dirlo, il 19 maggio, il suo compleanno. Se volete fare un regalo a Tea che non riesce più ad andare in giro a fare i concerti, compratergli 10 copie del suo CD da regalare ad altri 10 amici. È uno spot? No, è un regalo. È un regalo nel senso che dico, ma scusa, vuoi morire coi soldi? No. Oh, allora, compra 10 CD a Tea. Io non ci guadagno niente, perché questa è una pubblicità non progresso, gratuita, free. Hai pagato qualcosa? No, io ti sto chiedendo di comprare 10 CD così. A me cosa vuoi comprare? www.cerqueti.org trovi 5 libri che puoi scaricare gratuitamente. Questa è la libertà. Questa è la libertà. Ma allora, la libertà al tempo di chi? La libertà al tempo del qui adesso. Qui adesso, no? Ci sono dei politici che sono obbligati a gestire il coronavirus, ci sono dei governi dove c'è l'opposizione, in Cina se c'è l'opposizione la fanno sparire, però in altri governi, in Italia c'è l'opposizione. Ma cosa possono dire sul coronavirus? Possono dire solo la solita frase, quando non ci sarà più, poteva essere gestito meglio, ma c'è, è come la morte. Non c'è assistenza alla morte, c'è, ho saputo che hanno dato dei tablet a dei moribondi dove cliccano e parlano con i parenti, in modo asettico, poi perché, io ecco questo che non capisco, ma perché dire virtuale quando è reale? Ma perché quando uno fa una telefonata virtuale? No. Dici, fai una chiamata, chiama uno, ciao, come stai?
non è virtuale, è reale. Allora adesso si riscopre l'assistenza alla morte. Però hanno chiuso la casa di Dio, quindi se uno voleva andare a pregare, non va a pregare. Però io l'avevo detto molto tempo fa, i nuovi templi sono i supermercati, quelli non chiudono. E c'è gente che fa la fila, non per confessarsi, per comprare da mangiare. E devi pagare, eh? Io non è che ho da dire qualcosa a Gesù Cristo, ma quando Gesù pare, da quello che raccontano, caccia i mercanti dal Tempio, dimentica, oppure non so, forse la storia non l'ha raccontata come è andata, che i mercanti l'hanno costruito il Tempio. Per me ogni corpo vivente è un Tempio, sacro. Guardatevi i video che ho fatto, alcolici, tabacco, carne morta, e coronavirus. Guardate tutti quelli che ho fatto sul coronavirus, che cosa dico? Che la carne morta indebolisce il corpo, un corpo debole è facilmente attaccato da parassiti, funghi, virus, germi, microbi. Quindi quando andrai a votare, se ci andrai, informati prima su internet, scrivi perché poi rispondono. Qual è il programma non della sanità generico? Cosa fai tu che vuoi il mio voto per la mia salute? Ho letto che in Grecia con la crisi hanno dimezzato, no, più che dimezzato i posti letto. I posti letto, anche uno che è ricchissimo non riesce all'ospedale a avere un letto matrimoniale. Quindi lì sei con te stesso. Vabbè, chiaro, c'è sempre il ricco che va nella clinica, ma sono morti anche dei ricchi, eh? Perché va per via aerea. Magari qualcuno della servitù, qualche bodyguard, qualche cameriere che frequenta, oltre il padrone, oltre il ricco, oltre quello che gli dà lo stipendio, frequenta anche altra gente, insomma, non si può. Bisognerebbe vivere in una isola solo con androidi, tipo Blade Runner, no? Guardate il film, Blade Runner. Allora qual è il punto? Il punto è, questo amore energetico a distanza oramai esiste. Thea è un'innovatrice, 32 anni, il 19 maggio 2020, comprategli 10 CD, Atea, se lo merita, sommetto. Io ho contribuito ai CD, come? Col sanscrito, insegnando il sanscrito, canta meglio di me, allora va bene, io accetto, nel senso che è bravissima. Poi che ci conosciamo o no, io e lei dalle canzoni precedenti, sono fatti nostri, che abbiamo un po' voluto divulgare, poi ho detto parliamone di meno, anche se ne parlo adesso, perché cioè, ma perché non possiamo conoscerci da vita precedente? Ma com'è possibile che uno a 32 anni canta i mantra in un modo così superlativo, divino, straordinario, che neanche in India ho visto gente che ha cominciato a studiare il sanscrito da piccoli, sono arrivati a quel livello, no? Quindi ricordate, 19 maggio 2020, il compleanno di Thea. Thea, come tutti noi, poi farà la fila per andare al supermercato, perché, ma con che cosa paga se non può più fare i concerti? Poi vi ricordo che Thea ha fatto anche molti concerti il cui ricavato, il cash, è andato alla Onlus, perché lei non è che solo lei, io, lei, altri amici, Ludmilla, noi aiutiamo, sosteniamo economicamente un lebbrosario. Qualcuno mi ha detto, ma Ludmilla è ancora viva? No, Ludmilla adesso tra un po' è qui, non oggi, perché volevo fare una cosa one to one, io e te, perché io so che qualcuno mi vede ed è solo. Allora, se ho fatto dei video dove c'era Ludmilla qui, la mia cara amata Ludmilla, e poi Francesco, che è un mago
no, non è Steven Spielberg, perché Stanley Kubrick è morto, insomma, io, ognuno sa, io mi accontento di lui, che fa come Guerre Stellari, no? L'ologramma, fa apparire l'ologramma di, perché mi ha detto, uno mi ha scritto, Mattea, in alcuni tuoi video è diventato fantasma, più è un'apparizione, appare qua, perché siccome lei è cara Krishna, Francesco con le sue macchine straordinarie la fa apparire qui, nel senso che quindi non c'è contagio, tanto che in qualche video poi mi hanno detto che io ho fatto così e non riesco neanche a toccarla perché appare qui, no? Allora, stiamo spiritosi, stiamo spirituali, facciamo un brindisi, giusto? Allora, le cose sono due, o io non ho più soldi e faccio il brindisi con l'acqua, è possibile, o io faccio un brindisi con l'acqua, oppure ho capito che l'acqua è meglio del vino. Adesso, non per fare sempre quello che ha capito, però se io avessi incontrato Gesù Cristo alle nozze di Cana, avrei detto, maestro, invece di trasformare l'acqua in vino, me la carichi con la tua energia divina? Poi se qualcun altro preferiva l'acqua in vino, io ho detto, per dirla in un modo new age, gli dai una pranizzata, gli dai un tocco di vino, perché l'acqua memorizza. Vicino a dove abitavo io, vicino a Viale Corte, c'era una pizzeria dove andava spesso Tony Renis. Allora andai una volta, perché io vivevo a Milano, andai in quella pizzeria, c'era una foto di Tony Renis e Tony Renis, praticamente se Tony Renis non faceva la canzone dimmi quando tu verrai, dimmi quando, non so, magari avrebbe fatto il pizzaiolo, no? Però Tony aveva fatto una musica e non sapeva come andare a Sanremo, perché lì il circolo era chiuso, parlo di tanti anni fa, ed era amico di un certo Rappetti, in arte Mogol. Allora andò da Mogol e gli disse, poi il padre di Mogol, Rappetti, poi lui, per non usare il nome del padre, che era un discografico molto importante, così prese il nome Mogol, che era il nome degli imperatori, dei grandi re musulmani, no? Quelli ricchi, Mogol. Vabbè, fatto sta che Tony Renis va da lui e gli dice, senti, vorrei andare a Sanremo, però lì no, è impenetrabile, no? E gli fa, beh, parliamo con mio padre. Il padre gli fa, beh, ma la canzone dov'è? E lui gli ha fatto, na 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 na, sì, ma devi mettere le parole. Allora lui gli dice a Rappetti, a Mogol, falle tu, fai, no, non posso, perché qui poi il padre avrebbe promosso questa canzone. Insomma, fatto sta che lo manda da un certo Testa, che gli scrive, dimmi quando tu verrai, che hanno fatto anche in inglese, tell me quando, pensa che a me, io ci sono 9 anni negli Stati Uniti, c'è stato qualcuno che mi ha cantato, dimmi quando tu verrai, cioè le due canzoni che ancora si ricordano negli Stati Uniti sono, dimmi quando tu verrai e volare, io facevo, volare, Hare Krishna, cioè, no? Fa come Hare Krishna? No, volare, Bondugno, no? Persino Paul McCartney, quando dice Italy, volare, volare. Sono le due canzoni che hanno sfondato nel mondo anglosassone, Tony Renis così. Però Rappetti, Mogol, gli disse, Tony, fa una cosa, se poi avrai successo, portami una bottiglia di champagne, sa proprio il classico milanese, no? Beh, l'altro giorno, guardando, mi è capitato un video dove in un programma di Giletti arriva Tony Renis, che più o meno ha la mia età, più di 70 anni, dall'America, con una bottiglia di champagne di 5 litri che dà a Mogol. In parte cosa fa Giletti
invita Mogol, non gli dice che ha fatto arrivare questo, che arriva vestito tipo viva Las Vegas, tutto, sai, una giacca bianca con un bottone solo, un po' col codino, no? Tony Renis, con un bottiglione di champagne da 5 litri. Allora, a me è successo che alcuni amici, anche editori, mi hanno regalato delle bottiglie di champagne, mi è successo, quindi io parlo per esperienza. Io poi le ho regalate a chi le voleva, perché a me, no, non è che mi fa schifo, però lo champagne, io preferisco questo champagne naturale, l'acqua. So, mi hanno detto, perché non è che l'ho visto, però una volta ho visto uno spot, cioè uno spot, non è uno spot, ho visto un pezzettino, perché mi sta simpatico, più che Celentano, mi sta simpatico te, a me personalmente, mi sta più simpatico Teo Teocoli che imita Celentano, quindi andatevi a cercare Teo Teocoli che imita Celentano, è più Celentano Teo Teocoli di Celentano vero, dove Celentano fa sempre la battuta che chiama uno, arriva, gli danno un bicchiere d'acqua. Beh, questa storia del bicchiere d'acqua, però Celentano a oggi, a 82 anni, è ancora vivo. No? Altri invece con il vino sono morti. No? Quindi che cosa si può fare in tempi non di pace, in tempi di pace o di stare a casa, si può brindare con l'acqua. Se non riuscite a pranizzarla, c'è un sistema, ci vogliono due bicchieri, la farò vedere in un altro video, se no qua ha detto tutto in un video, dove prendi, l'ho visto fare in India, no? Prendi un bicchiere vuoto, uno è, e continui a rovesciare, però fatemi fare le prove perché sennò mi inondo qua, no, ma lo so fare. Cioè prendi un bicchiere vuoto, rovesci, poi rovesci, poi rovesci, poi rovesci, dicendo i mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, alla fine bevi, dice, ma cos'è, champagne, cioè è acqua carica, poi gli dici mantra mentre fai questo, no? Anzi lo dico anche a te, che nelle sue trasmissioni contro l'alcolismo, fate, io ti ringrazio perché hai guardato questo video, però se tu volessi trattarti meglio e volessi liberare la cucina dalla morte, per cui nella tua cucina, nel tuo piatto, sarebbe meglio che entrasse solo cibo non violento. Siamo capiti? Cibo non violento, perché tutti gli esseri vogliono vivere. Saluto con la mano.